de ocasiones y quiero vivirla hasta el final, y quiero vivirla hasta el final. Toda la noche quiero bailar, solo contigo quiero bailar, todo mi amor te quiero donar. Quiero sentirte dentro de mí, mi corazón está lleno de ti, todo mi amor te quiero donar. Buongiorno a tutti da Radio Speranza, benvenuti ad Artisti in Blu, rubrica dedicata agli scrittori italiani e non. E oggi si conclude il ciclo di letture che avevamo dedicato al libro Il potere del cervello quantico di Italo Pentimalli e J.L. Marshall, due scienziati americani che hanno scoperto un nuovo modo di vedere le cose attraverso un buon funzionamento della mente. Allora, gli obiettivi all'occidentale tratteremo oggi, quelli all'orientale e le regole del gioco. Un obiettivo è qualcosa che nessuno dovrebbe giudicare. Se lo senti, è quello giusto. Ma, benché viviamo in un mondo di infinite possibilità, sappi che esistono delle regole. Sì, ci sono delle regole del gioco. Perché una barca non affondi, occorre che la spinta di Archimede sia superiore al suo peso. Affinché un aereo voli, la portanza alare deve consentirlo. Perché una persona dimagrisca, deve assumere meno calorie di quante ne consuma. Perché una relazione funzioni, occorre sapere come fare e la collaborazione e la volontà di entrambe le parti. Ci sono delle regole del gioco per ogni cosa. È molto improbabile che tu riesca a far galleggiare una barca contro la spinta di Archimede, anche se fai molti esercizi mentali. Quindi, al di là di fenomeni fuori dell'ordinario, quello che succede quando setti un obiettivo preciso all'occidentale, con una data precisa e numeri precisi, è che in realtà hai messo dei paletti che potrebbero, per quanto ne sai, violare delle regole. Se ti è andata bene, come nel mio primo caso in cui ero già pronto per ottenere quel risultato, allora va bene. Ma non sempre è così. Ad esempio, se tu pesassi 250 kg e volessi raggiungere i 100 kg rimanendo in salute, potrebbe accadere che i 6 mesi di tempo che ti sei dato non siano umanamente sufficienti al tuo corpo per un salto di peso così forte. Ma quando tu hai settato questo obiettivo così preciso, naturalmente non potevi saperlo. Insomma, stavi violando una regola della natura che rischiava di mettere in pericolo, in questo caso, la tua salute. Detto in altre parole, non avevi prima preparato le condizioni perché quell'obiettivo fosse raggiungibile in un tempo così breve. Qualsiasi cosa non estrema avessi fatto in quel periodo di tempo. Semplicemente per raggiungere quell'obiettivo in quei tempi avresti dovuto mettere in discussione cose importanti. La tua salute, ad esempio, subendo operazioni chirurgiche, la tua etica, la tua identità o chissà cos'altro. Insomma, volere è potere, ma se vuoi fare le cose in armonia con te stesso è necessario rispettare le regole della realtà. Come riportato Italo prima, i miracoli non avvengono in contraddizione con la natura, ma in relazione a ciò che noi conosciamo di essa. Questo concetto è particolarmente visibile, ancora di più che sugli obiettivi riguardanti la salute e il benessere, su obiettivi di tipo finanziario, per esempio. Considerando che ci sono persone che in un mese guadagnano 1 milione di euro, perché anche tu non potresti dire entro un mese guadagnerò 1 milione di euro? Nessuno, puoi farlo infatti. Però dovresti quantomeno tenere in conto che chi guadagna 1 milione di euro in un mese ha un'identità probabilmente molto diversa da quella tua attuale. Identità che gli ha permesso di creare nel tempo le condizioni per cui si è ritrovata a guardare il famoso 1 milione di euro in un mese. Condizioni che rispettano le regole del gioco. Ora, senza entrare nei dettagli, potremmo ipotizzare che per guadagnare 1 milione di euro entro 30 giorni probabilmente serva già avere un'azienda o degli asset già costruiti, delle competenze su cui fare leva, delle rendite, delle eredità, un certo setup mentale, cioè una programmazione o chissà cos'altro. Dunque per arrivare proprio lì in soli 30 giorni dovresti o avere già determinate condizioni o essere in grado di crearle in un tempo molto breve. A quel punto i casi sono due. Caso 1.
Tu sei già pronto per ottenere quel risultato nel tempo che hai deciso, secondo la tua storia, la tua famiglia, i tuoi pensieri, le tue competenze, le tue conoscenze, eccetera. Ti manca solo il pensiero più l'intenzione, e dunque l'azione. In questo caso, in un solo mese riesci a fare cose ottime, come ad esempio creare un'app e venderla a una multinazionale, o chissà cos'altro che ti porti lì in armonia con le regole del gioco. Mi viene in mente il famoso caso della Million Dollar Home Page, una semplice pagina web creata da un milione di punti, ossia pixel, che un ragazzo ebbe l'idea di vendere a un dollaro per punto. Per ogni pixel chiedeva un dollaro. L'idea fu così pazza che il ragazzo vendette tutti gli spazi e incassò in un tempo brevissimo un milione di dollari. Quel ragazzo aveva espresso un pensiero più un'intenzione e ha avuto il coraggio di farne seguito con azioni concrete, ma ha creato quel risultato in accordo alle regole di quel gioco. Per esempio, ha pensato di creare qualcosa che avesse un senso commerciale, benché bizzarro. È stato disposto a vendere degli spazi, ha capito che doveva far conoscere questa iniziativa e così via. Adesso facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo di nuovo qui con il potere del cervello quantico. Non sarà sarà un'avventura, questo amore fatto solo di poesia, tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi tuoi avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani e sempre, sempre vivrà. Sempre di più, in fondo all'anima, ci sei per sempre tu. Allora, bentornati con il potere del cervello quantico. Allora, nel frattempo cantando questa bellissima canzone mi sono anche persa una pagina. Allora, vediamo un po', ecco qui. Eravamo al ragazzo che è riuscito a diventare milionario. Certo, un impiegato in ufficio che si aspetta che il mese prossimo il datore di lavoro gli centuplichi lo stipendio senza che lui debba fare nulla, avrà grosse difficoltà a veder realizzato questo pensiero, perché esso è quasi ovunque in contraddizione con le regole della natura.
Dunque, tornando al caso del guadagnare 1 milione di euro entro 30 giorni, se oggi sei molto lontano da quel livello di entità, è possibile che in un tempo così breve tu non riesca a creare le condizioni giuste. Questo mi sembra anche ovvio. Questo significa banalmente che quello era un tempo incompatibile per la completa trasformazione della tua identità attuale e delle condizioni che l'identità si porta dietro. Non significa che non ci arriverai mai. Ma in questo caso, cosa succede se vuoi comunque raggiungere l'obiettivo nei tempi seguendo il metodo all'occidentale, ma dopo 5 giorni scopri che sei in ritardo sulla tabella di marcia? Allora, secondo questa linea di azione, devi essere disposto a sacrificare tutto sull'altare di quel risultato. Etica e libertà comprese. E questo naturalmente provoca conseguenze non positive. Insomma, oggi come oggi, quando setti un obiettivo, quando stabilisci un obiettivo, non hai semplicemente la competenza necessaria per scegliere il tempo che ti serve per arrivare lì, senza rischiare di violare le regole della natura e senza rischiare di andare contro a ciò che ritieni giusto, in qualche modo violentando te stesso e spesso anche gli altri. Quindi, potenzialmente, puoi sì arrivare a fare, avere o essere ciò che vuoi nel tempo che vuoi. Ma tieni conto che se vuoi arrivarci nel flusso, allora la tua mente, una volta settata correttamente, ti porterà passo dopo passo a muoverti per scoprire tutto ciò che è necessario per arrivare esattamente lì nel minor tempo possibile. Prima di tutto le famose regole del gioco di cui ti parlavo prima, poi le competenze che ti occorrono e così via. Questo del flusso è il metodo di raggiungere gli obiettivi che io chiamo all'orientale. In questo metodo orientale anche la variabile tempo per raggiungere l'obiettivo sarà una scoperta che farai nel percorso. Una variabile che semplicemente all'inizio non puoi settare con cognizione di causa e quando anche lo facessi staresti facendo dichiarazioni più o meno casuali basate sulle tue conoscenze attuali con ogni probabilità non precise. Ecco perché a volte ti va bene e a volte no. Quando ti va bene è perché stai già concretizzando un insieme di condizioni che avevi creato in precedenza. Ma altre volte puoi sbagliare anche di molto e questo può provocare un effetto negativo sull'identità. Anche questa è programmazione mentale. Quindi, ricapitolando, come funzionano gli obiettivi all'occidentale che portano con sé questa problematica? Funzionano così. Tu metti qualcosa nel futuro, con data e misurabilità. Esempio, voglio una casa con 3 stanze, entro il... Spesso i trainer ti dicono raddoppia, triplica, poi ti dicono adesso fa tutto quello che è in tuo potere per raggiungerlo. Anzi, ti dicono ogni tot giorni fa un check e guarda a che punto sei e se sei indietro fai di più. In effetti è un metodo che può funzionare. Io l'ho visto sulla mia pelle, ma richiede di aver settato un obiettivo compatibile con il tuo background e le tue condizioni attuali. Ma soprattutto richiede un grande sforzo. Perché? Perché è un metodo di procedere che mette molta attenzione. La stessa data di scadenza crea per definizione una certa pressione su di te. Certo, facendo cose pian piano cambia la tua identità, ma a quel punto, sull'altare dell'obiettivo, devi essere disposto a sacrificare anche tutto quanto. Immagina che bello se invece di dover tirare oltre il giusto per ottenere un risultato non dovessi far altro che seguire il flusso degli eventi. Attenzione, il sedere lo devi alzare dalla sedia. Che tu non creda di fare lo spirituale della porta accanto che chiude gli occhi e aspetta che gli bussino la porta. Questo è un grandissimo errore. Se il tuo cervello ti dà il suggerimento fa questo, devi fare quello. Una delle cose più malinterpretate della legge dell'attrazione è simile, a mio parere, è sempre stata questa. Chiudi gli occhi e tutto accade. Questa è una grande sciocchezza. L'unica cosa che accade se chiudi gli occhi? Rischi di addormentarti e non solo in senso figurato. No, prima abbiamo detto che l'universo ha le sue regole per volare, per navigare, per gli obiettivi. Una regola è che nulla ottieni senza una o più azioni concretizzatrici. L'ha spiegato anche Italo più volte nelle pagine precedenti. Anzi, Italo spesso racconta una storia vera che in questo caso mi permette di prendere in prestito. È la storia di quando a 19 anni andò via di casa per lavorare. Non era un periodo particolarmente bello della sua vita. Era un militare e fu inviato a circa 600 km da casa. Il primo sabato disponibile uscì e proprio quella sera incontrò una ragazza della quale si innamorò. Qualche anno più grande di lui, lei 23 all'epoca. Una fatina. Laureanda in psicologia, Italo racconta che passavano le serate fuori, poi andavano in macchina e iniziavano a parlare e a guardare le stelle. Una sera, 2 sere, 3 sere, e proprio la 3ª sera quella ragazza disse a Italo
Italo, è tutto molto bello, le stelle sono molto belle, ma non possiamo mica passare tutta la giornata a guardare le stelle. Quando Italo racconta questa storia, solitamente fra il pubblico scatta una sorona comprensibile risata. È vero, le stelle sono belle, ma non si può passare la vita a guardarle. In qualche modo bisogna pur concretizzare, e l'unico mezzo che concretizza sono le azioni. Ricordatevelo bene, per riuscire bisogna agire. Dunque l'azione è la base di tutto, ma l'azione può essere spontanea o naturale o può essere uno sforzo. La stessa azione può essere entrambe le cose. È tutto per oggi, io vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi, probabilmente nella prossima puntata avremo un cantante ben conosciuto e interessante in diretta telefonica, quindi non perdeteci di vista, anzi di udito. Alla prossima con Artisti in Blu, grazie. Una noce de verano, mas que nunca caliente, tengo ganas de vivir, pasarlo bomba.